Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa quinta puntata della miniserie Messa a Fuoco. Oggi vedremo come il fuoco affronterà la lana d'acciaio e per questo tipo di esperimento sono state prese in esame due tipologie per l'appunto di lana d'acciaio. Una molto spessa in acciaio inox, l'altra invece extra sottile e in normale acciaio al solo carbonio. Vediamo com'è andata. Come abbiamo visto, il fuoco non riesce a bruciare la lana d'acciaio più spessa ed in acciaio inox, neppure con l'utilizzo di combustibili, cosa che invece risulta abbastanza semplice con la lana d'acciaio extra sottile ed in acciaio al solo carbonio. E addirittura in questo secondo caso osserviamo una combustione abbastanza caratteristica, piena di scintille e costante, che prosegue in maniera spontanea, quasi senza fiamma, ma solamente con le scintille. E questo è dovuto al fatto che nel secondo caso, nel secondo tipo di lana d'acciaio, si ha una maggiore ossidazione del ferro rispetto che nel primo tipo. L'acciaio, infatti, è una lega costituita prevalentemente da ferro e in minima parte da carbonio. Però possono essere aggiunti degli elementi per migliorare le caratteristiche dell'acciaio in base all'utilizzo che poi deve avere, allo scopo per il quale è stato creato. Nel caso dell'acciaio inox, si ha una percentuale di cromo superiore al 13%, in aggiunta al ferro e al carbonio per l'appunto. Questo cromo si posiziona, diciamo, sulla superficie dell'acciaio creando una sorta di patina protettiva che impedisce all'ossigeno di ossidare il ferro, o quantomeno riduce la possibilità di ossidazione, riduce la quantità. E questo è il motivo per il quale noi non vediamo la stessa reazione e quindi non si ha l'ossidazione del ferro nel caso della lana d'acciaio più spessa di acciaio inox. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è dato dalla dimensione, dallo spessore proprio delle fibre della lana d'acciaio. Nella lana d'acciaio più spessa, al di là del fatto che sia in acciaio inox, il ferro, diciamo, è posizionato in maniera più ammassata, sono più atomi di ferro messi vicini. Quindi l'ossigeno, per poter ossidare tutto il ferro, deve percorrere più fibra, diciamo così, e non riuscirà mai ad ossidare tutto il ferro, poiché il ferro già ossidato impedirà all'ossigeno di arrivare al ferro non ancora ossidato. Mentre nelle fibre più sottili
questo processo sarà più semplice perché ci sarà meno ferro realmente da ossidare, quindi riuscirà l'ossigeno ad ossidarne di più. Sono questi due gli elementi poi che hanno reso possibile alla lana d'acciaio extra sottile di farci vedere questa reazione più carina e più caratteristica, mentre hanno reso molto più difficile la reazione le fibre di lana d'acciaio in acciaio inox. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate se avete delle idee particolari, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati e continuate a seguirci. E lasceremo il link in descrizione di Instagram, Facebook e dei nostri siti e di tutti i nostri contatti. Quindi ci vediamo al prossimo video e a presto.